La campagna elettorale che è appena cominciata sarà particolare per Forza Italia, la prima senza Silvio Berlusconi, e per questo ci vorrà ancora maggiore impegno? Ma io sono convinto che questa campagna elettorale sarà una campagna elettorale nella quale noi dobbiamo profondere il massimo dell'impegno. Silvio Berlusconi è presente nel simbolo del nostro partito e con un riferimento morale che rappresenta la nostra leadership, quindi è a prescindere dalla sua presenza. Certo, il fatto che per la prima volta non lo si possa votare dovrà moltiplicare il nostro impegno per cercare di dare noi il contributo a lui, dopo che lui per questi anni ha sempre dato grandissimo contributo e con grande generosità, grande opportunità a tutti quanti noi. Solitamente l'affluenza alle urne per le europee è sempre scarsa, quest'anno ovviamente l'appello è quello di invece di recarsi numerosi alle urne per dimostrare quanto significa l'Europa. Ma sicuramente le europee non hanno mai rappresentato un'occasione per una grande partecipazione, una grande affluenza. Questa volta però sia gli elementi di politica specifica sull'appuntamento elettorale per le europee, sulla rilevanza che l'Europa ha nelle scelte del nostro paese, sia i temi politici che ci portano a questa campagna elettorale rappresentano sicuramente uno stimolo forte per una forte mobilitazione che io mi auguro possa esserci sul nostro territorio, già la stiamo riscontrando e l'incontro di questa sera ne è una conferma. Qual è l'impegno invece di Forza Italia per le amministrative di Francavilla e Ostuni? Beh, a Francavilla cerchiamo di vincere per la quinta volta consecutiva, a Ostuni cerchiamo di vincere per la prima volta dal 94 e a Villa Castelli, voglio dire, facciamo parte di un'amministrazione uscente e ci auguriamo, immaginiamo di poter continuare ad amministrare per altri 5 anni. A Ostuni presentiamo la proposta di Gianfranco Coppola, che rappresenta la storia per Ostuni e rappresenta un punto di riferimento importante. Per la prima volta a Ostuni c'è la possibilità di vincere e siamo convinti che Gianfranco Coppola potrà avere questo grande risultato. Come si appresta a vivere a Francavilla Fontana la prossima campagna elettorale? Intanto c'è un grande entusiasmo, credo che si respiri un po', anche si è respirato oggi qui nella sala gremita di quadri dirigenti del partito, un partito vivace il nostro, che è sempre stato in grado poi in campagna elettorale, al di là dei sondaggi, di dare risultati straordinari.